allora è pronto? Abbiamo un nuovo cliente, dobbiamo festeggiare. Oh, che bellezza! Ci sono ospiti. Che succede? È arrivato qualcuno, sta partendo qualcuno. Ma è possibile che non riesca mai a sapere che succede in questa famiglia? Massimo. Ah, ciao. Cini con noi? Sì, ceno, poi ripranzo, poi faccio colazione, poi riceno, poi ripranzo, poi riceno. È solo il due valigie allora? Sì, mia e di Claudietto. Questa volta è finita con Andrea. Finita per sempre. E me lo dici così? Come te lo dico? Vuoi che ti legga la lettera dell'avvocato? La signora Mercedes Ricciardi mi ha conferito mandato di predisporre gli atti necessari alla separazione personale. Ma non l'hai spedita, vero? Ancora non l'hai spedita? Sì. È una fotocopia. Zio, ci sei contento che viviamo un po' qua? Ma chi mi accompagna a scuola la mattina? Chi mi porta a nuoto, a calcetta, a pianoforte? Quante attività fa sto bambino? Lo stressate? Ci porta zio tuo, tesoro? Ci porta... Non fa così davanti al bambino. Sai che papà è partito per 6 mesi? Zio, perché papà lavora sempre? Perché? Perché lavora sempre. Ma ci risponde al telefono. Mai, è lui. Allora spegnilo. No, voglio sentire quanti squilli fa. Io no. Claudito, vai a giocare in un'altra stanza. Uffa. Merci. Ah, sei tu, Andrea. Sì. Guarda, io sono distrutto, sono disperato, non so che cosa fare. Ho ricevuto da parte di Merci la lettera dell'avvocato. Lo so, ce l'ho anch'io in mano. Che cosa devo fare? Tu mi devi aiutare, fai qualcosa. Ma cerca di fare qualcosa te, vieni a parlare con lei, no? No, se viene lui me ne vado io. Scusa, è meglio che parliate, no? Guarda che ha ragione tuo fratello. Merci, amore? Sì, è amore. Andrea non vuole parlare con te. Come non mi vuole parlare? Lei mi deve parlare. Io sono suo marito. Io ho tutti i diritti di venire. E di parlarci. E voi non potete impedirlo. Vabbè. Io voglio venire. Sì. Vengo e basta. Accidenti. Dopo quello che è successo, io devo. È un dovere mio. Ed è un dovere suo. Guarda, Va bene. Non mi lasci venire. È un mio diritto, quindi io adesso... Ci vediamo fra poco, Ciao. Ciao. Che ha detto? Che ha detto? Niente. Che devi dire, scusa? Aggiungi un posto, viene anche lo psicanalista. Se c'è bisogno dello psicanalista, altro che se ce n'è bisogno. Non di quello lì. Come sono felice di essere qui. Io non ce l'ho mai avuto una famiglia così bella, così unita. Io e mia sorella siamo cresciuti in collegio a Viterbo, dalle suore angioline. Però io lei non la vedevo mai perché era più grande, stava su un altro piano. Però la domenica mamma ci veniva a trovare. È lei che ti ha insegnato a tagliare le verdure così? Perché c'era altro a cui pensare, lei. Le suore, invece di farmi studiare, mi hanno insegnato a tagliare le verdure e a pulire. Anche a raddrizzare le persone? Ho visto che Massimo sta molto meglio. No. Quello l'ho imparato dopo. Ho fatto un corso per corrispondenza. Poi mi sono allenata su mia madre. C'aveva un ginocchio così. Andava in giro a lavare i panni. C'aveva il ginocchio della lavandaia. Ma è vero! Io amore di René. Tu non lo devi lasciare a tuo marito. Quello ti ha visto giovane. Ma io sono ancora giovane. O no? Ma quello ti ha visto giovane, avevi 19 anni e ti ricorderà sempre così. Sono io che voglio dimenticarlo. Beatrice, non so come dirlo, ma sta per avvenire una disgrazia. Tuo cognato, lo psichiatra, sta arrivando. Vabbè, metteremo un uovo in più. Sì, io non lascio lo sano, così glielo tiro. È successo qualcos'altro? Lei gli ha mandato la lettera dall'avvocato. Maria mi stava dicendo appunto che è bellissimo avere una famiglia. Sì, una famiglia, ma non la nostra. Ma no, non dica così. Vedrà che sistema tutto. Ma che ora ha fatto sto psichiatra? Quello che fanno la maggior parte degli uomini. Va a letto con la segretaria da 3 anni. Sto mascalzone. Beh, ma è una storia finita, dai. Forse da loro sì, ma non ha finito di pagare il mutuo della casa che le ha comprato. Che cosa hai detto? La signorina ha voluto l'appartamentino e lui gliel'ha comprato. Ma non ci posso credere. Sì, neanche io. Ma ho visto le ricevute dalla banca. Senti, tuo sorello non sa niente e noi lo dobbiamo dire, chiaro? Chiaro, però se lo vedo... Se lo vedi fai finta di niente perché sta arrivando, quindi... Fai finta di niente, chiaro?
Giusto io posso lavorare di sabato pomeriggio. Mamma mia, che caldo. Si è rotto l'impianto. Manuela! Pronto, la sento male. Certo, sono in barca. Ah, è in barca, beata lei. Sai del nuovo socio, vero? Sì, sì, lo so. Tra qualche giorno arriva il suo nuovo socio. Devo chiudere il bilancio, se ci riesco. Mi raccomando, dai una controllata al suo ufficio. Ah, e se viene la manutenzione, dai la priorità alla sua stanza. Certo. Per quanto riguarda me, posso sciogliermi come una candela. È un ottimo modo per perdere qualche chilo. La ringrazio del consiglio. È il primo di tanti che posso darti. Scusa, sono in barca, ricevo male. Perché non ha avvisato? Non lo vede che sono mezza nuda? No, non vedo, mi copro gli occhi. È la terza volta in un mese che si rompe l'aria condizionata. Fa un caldo che si muore e per di più c'è anche un virus al computer. Sì, adesso posso coprire gli occhi? Sì, certo, sono entrata. Beh, senta, a questo punto io me ne andrei, così lei si può mettere comoda, si può rilassare. No, per favore, deve almeno sistemare l'aria condizionata della stanza 101 del primo piano, che in settimana arriva un socio della mia direttrice che è insopportabile. No, veramente io... Ma mi scusi, chi è insopportabile? Il socio o la sua direttrice? Guardi, per la proprietà transitiva, se questo signore va d'accordo con la mia direttrice, non andrà d'accordo con me. Comunque bisogna tenerlo al fresco. Ah, lì l'aria funziona, si gela. E allora, per favore, controlli l'aria condizionata della prima stanza sulla destra, che lì si muore. Sì, va bene. Ma mi scusi, ma lei è il tecnico dell'aria condizionata o quello del computer? Ah, no, no, scusami tu. Ciao, io sono Carlo. Manuela De Crescenzo. No, stavo dando un'occhiata al tuo computer, che comunque non ha nessun virus. No, c'è solo un errore al quadro 18. Ecco, guarda, bisognava entrare nel progetto e modificare questo punto qui. Così. Beh, grazie. Per quello che riguarda l'aria condizionata ho chiamato la ditta. Saranno qui fra un'oretta circa. Ma scusa, ma tu chi sei? È tuo? Sì, è Teodoro, è bello, vero? Di solito le ragazze sulla scrivania ci tengono la fotografia del fidanzato. Beh, dipende dalle ragazze. Lui è la mia passione. Ho così poco tempo per cavalcarlo che se avessi anche un fidanzato... Hai ancora caldo? No, anzi, è rinfrescato. Adesso c'è anche il venticello. Bene, io allora vado. Ma quanto ti devo? E per cosa? Io non ho fatto niente. Il computer non ha nessun virus. L'aria condizionata non l'ho riparata, quindi ci vediamo. Come ci vediamo? Scusa, ma tu chi sei? Un tuo collega. Un mio collega? Ma perché la Cavalieri non mi ha detto che aveva assunto una persona? Non lo so, forse non avrà avuto tempo. Scusami, io ti avevo scambiato per un tecnico. Ma non ti preoccupare. Anzi, non fare troppo tardi, il bilancio è a buon punto. Quindi approfittane per andare da Teodoro. Ciao. Ciao. Quale tra i seguenti artisti non è correttamente associato... Eccezionale questa zuppa. E a qualcosa alla vitebese, l'ha preparata Maria. Vediamo questi Costini? No, grazie. Adriano, grazie. Celentano, Preghiera. Ma come mai c'è un posto in più? Maria è anche un'ottima cuoca, ha delle doti manifeste e delle doti nascoste, vero Bimbo? Ah, sì, sì, davvero. Capirai, mo, perché so fare la minestra. E voi siete abituati ai volant? Prof. Levant. Ah sì, certo. E i volant sono quei dei vestiti. Dai, mezzo, prendere un altro po'. E B, perché non mangi? È buona. Sì, ma è un po' bollente. Ma è della nicchia di Bobby Solo. Flaminia, non abbiamo invitato a cena lo speaker della televisione, abbassa. Sto aspettando la risposta. La dico io. L'abbinamento sbagliato è Nilla Pizzi Zingara. Ma non è Little Tony Riderà? No, la Zanicchi cantava Zingara e le Pizzi cantava Sean qui, respira.
che tu respiri. Sono le vere legate al tuo cuore. È la risposta esatta. Sì, hai ragione, avresti vinto 66.000 euro. Intanto la prossima domanda è avere perso. Scusami, ma me l'avevi detto perché c'è un posto in più? Ma è il posto di Manuela, no? Ma scusa, perché non mangi? Vuoi qualcos'altro? No, 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 è bollente, l'avevi detto pure tu. Ma il posto di Manuela è quell'altro, no? Non lo so, forse sono io che ci vedo doppio. Scusate. Claudio, avanti con sta zuppetta, su. Mamma non la mangia, allora non la mangio nemmeno io. Ma che c'entra? Tu devi crescere, tesoro. Vuoi che ti faccio i bastoncini di pesce? No, devi mangiare la zuppa, quella è roba congelata. Pronto? Pronto? Lurida mascalzona. Lo so che sei lì dall'altra parte. Rispondi. Rispondi, alza quella maledetta corona. Spero che la segreteria ti scoppi in faccia. Che dice mamma? Che cos'è che deve scoppiare? Flaminia, alza il volume della televisione. Ma che dice la signora? Pronto? Hai distrutto la mia famiglia, ma io distruggo te, sa? Guarda, lo so che sei di là. Brutta, schifosa puttana. Ma quanto sei caruccio? Quanti anni hai? Tutta questa mano più questi due. Ah, ma allora sette. Sette anni, sa, questo piccoletto. No, no, amore, non hai finito di mangiare? Nenè, fai i bastoncini di pesce per il bambino. È che l'attrice in inglese è Betty Davis, è americana. Zio, hai ragione, avresti vinto 136.000 euro. Ah sì? Era meglio che andavo al pizzo invece di venire qua. Ma vuoi che disegniamo insieme? No, voglio mamma. Lurida, schifosa puttana! Dammi il telefono! Merci, ti prego, calmati! Lasciatemi, Andrea! Ma Andrea non sta lì con lei, sta venendo qui! Come sta venendo qui? Perché non me l'avete detto? Perché se no te ne andavi. E perché non è ancora arrivato? Beatrice, fai 10 litri di camomilla per tutti, su. Non ne posso più. Chiedi là. Ti ricordi quando eravamo piccoli? Che ti dicevo, piangi sulla mia spalla, ma non mi bagnare la camicia. E come faccio a non bagnarti la camicia? Devi smettere di piangere. Poi devi mangiare qualcosa, altrimenti non mangia neanche il clavietto. Ma non li ha fatti i bastoncini di pesce? Dai Massimo, non devi far così. E che devo fare? Non devi far stronzate, eh? Andiamo di là che il bambino si dispiace. Bastoncini di pesce e patatine fritte. E fai a me 4 e un sacchissimo di patatine. Sì, lascia le faccio le. Saranno pure surgelate, ma sono buone, amore. Ma Manuela ancora non è arrivata. Ma sai che mi cominciavo a preoccupare pure io. Manuela è una manager, una donna che lavora. D'accordo, ma è molto tardi. Guarda che quella cavalieri è insopportabile. Le sta cavando il sangue. Senti, se è quello... Se è per me non ci sono. Pronto? Ah, sì, ho un momento. No, no, no. Flavi, è un certo Luca. No, ma di che non ci sono? Ah, pure tu, andiamo bene, no. No, mi dispiace, guardi, non ce ne sono, riprovi a telefonare, sì, già. Brava, bravissima, guarda, così si trattano gli uomini. Tu l'hai visto quel film Colazione da Tiffany? No, zia, cos'è? Quello con Audrey Hepburn, no? Bellissimo. A un certo punto c'è una frase che lei dice, gli uomini si dividono in vermi e supervermi. Interessante. A parte te, naturalmente. Che carina, grazie. Se è bello, ricco, intelligente, è un superverme, sta tranquilla. E allora mi sa che questo è un verme, perché è spiantato e pure bruttino. Carina. Non me la ricordavo. Mercedes, per favore. Flami, non ci fare caso. Lo sai che zia sta attraversando un brutto periodo. Ciao a tutti. Mangi, oh, dai. Ecco la manager, bentornata. Ciao, ciao mamma, tutto ciao, bene? Ciao, amore. Come va? Non lo so, è in arrivo un nuovo socio. Se un socio che si associa porterà i soldi, no? Sì, dicono che sia bello, ricco e anche giovane. Questa è una bella notizia. E chi è, Principe Azzurro? No, è il superverme. Come? Niente, niente. Dio ci salvi da una famiglia di donne. Scusate, io vado a dormire. Se viene Andrea, cacciatelo. Cuccatelo? Ma che dici, mamma? Cuccatelo? Ce lo cucchiamo per tutto, eh? Allora papà non è partito per il lavoro? No, cioè è tornato. Ciao a tutti. Ciao, Claudietta, amore. Dammi un bacio. Andrea, era ora. L'acqua cotta si è stracotta. C'era traffico, scusate. C'è traffico.
Papà, allora non parti più? No, dov'è la mamma? È su, andiamo di sopra che ti deve cuccare. Che deve fare? Cuccare. Vuole cuccare. Oh, ma chi gliele insegna queste cose, eh? Zio Massimo. Pensa che fa pure lo psicanalista. Te rendi conto? Che c'è? Volevo chiederti se mi puoi dare un po' di dentifricio. Ma perché non c'è di là? Mia moglie mi ha cacciato dalla stanza. Ma quindi oltre il dentifricio ti dovrei dare anche un posto nel mio letto, scordatelo. Se non vuoi che parta subito per Roma. Sì, Roma, io non so dove ti spedirei a te. Massimo! Massimo, per favore, non mi fare una scenata, me l'ha già fatta tua sorella. Sapessi quello che hai combinato, altro che scenata, figurati. Lo sa, io le ho confessato che ho avuto una relazione con Nicoletta, che però adesso ho chiuso. Non hai chiuso con la banca? Queste sono le rate del mutuo della casa che hai regalato a Nicoletta. Tiè. Oddio, come fai a averle tu? Perché la banca l'ha mandata qui. D'altra parte non mi meraviglio, la figlia di usura l'ha firmata mia sorella. Anzi, mi devi dire che ipnotico l'hai dato per farla firmare. Mi ho detto che erano per una macchina. Ma che ha 350 milioni. E non ha guardato il prezzo. Ma tu non sai la vera ragione per cui io ho fatto questo. Per intestare la garzoniera alla tua fidanzata? No, per Claudietto. Ma che dici? Io ho fatto firmare una scrittura privata a Nicoletta nella quale si dice che poi la casa resterà a Claudietto. Guarda, non credo a te, non credo a Nicoletta, non credo agli atti privati. Massimo, ti prego, non mi rovinare. Ci riesci benissimo da solo, ma guarda che mascalzone. Non hai detto niente a nessuno, vero? No, non lo dirò a nessuno, però tu devi intestare immediatamente quella casa al bambino, perché se no io andrei a ti tiro il collo, è chiaro, hai capito? Massimo, tu hai bisogno di un calmante. Calmante? Quando ti si alza la pressione diventi tutto rosso, strabuzzi gli occhi, tu ti devi calmare. Calmare. Ho portato la camomilla. Guarda, levalo dalle mani, se no l'ammazzo. Allora te lo lascio. Guarda che tuo fratello è fuori di testa. No, tu sei fuori di testa. Hai comprato una casa a quella... Ma non mi avevi detto che non lo sapeva nessuno? Ma lo sanno tutti, tranne tua moglie. E se non fai come ti dico, lo saprà anche lei. Io, voi siete tutti pazzi. Posso sapere se almeno ho ancora diritto di asilo in questa casa per questa notte? Sì, vai nella stanza verde. La stanza verde, quella umida e con le zanzare? Da te non te pungono, sei così cattivo. Massimo. Tu sei il mio testimone di nozze. E spero di non essere il testimone del tuo divorzio. Guarda, risolvi la questione con quella donna. Vai. Buonanotte. E buonanotte. Con quello che è successo mi dici buonanotte? Che devo dire? Dammi una tazza di camomilla, si può avere? Prendi la camomilla e fai da lei. Andrea, fate la pace, ti prego, fate la pace. Io non chiedo altro. Non chiedo altro. Dai, vai a dormire pure tu adesso. Anche Mariuccia ha avuto una crisi. Non è abituata a questi traumi familiari. Mica è della famiglia, perché se la prende così? Perché è fragile. Guarda, non te lo dovrei dire, ma un anno fa ha tentato il suicidio per uno. Ma che ha tentato il suicidio? Mai vista. Casomai se saranno suicidati per lei. Massimo, non fermarti alle apparenze. Maria ha bisogno di aiuto, è indifesa, è fragile. Tu le devi presentare Vanvitelli e fare in modo che si innamori di lei. Sai che bella è questo che fa? Ma chi è? Ancora? L'ufficio reclami è chiuso. Zio, posso dormire qua? Mamma e papà stanno parlando. Certo, amore mio, vieni. Ah, come tu zio. Eccoci qua. Zio, ma mamma gli vuole ancora bene a papà? Certo. E tu? Gli vuoi ancora bene a papà? Tanto. E tu? Certo gli voglio bene. Allora anch'io gli voglio bene. Massimo, te facetti! Allora? Meno male che sono andata, stava per strozzarlo. Un po' se lo meritava. Però mi fa anche pena. Oltre che con la moglie deve vedersela con noi fratelli. Questa famiglia è un villaggio. Tutti sanno tutto di tutti e vogliono aiutare. Senti, ma tu pensi che Massimo mi aiuterà a conquistare Lorenzo? No, non ci penso proprio. Ma tu gli hai detto che l'ultima storia d'amore è andata male? Io ho tentato il suicidio. Sì, ma non ci ha creduto. E come si permette? Ma diciamocelo, non sembri il tipo che si taglia le vene per un uomo, no? Hai troppe risorse. E poi meglio così, no? Ci dovevamo inventare un'altra cosa. Ma io non mollo. Lo so. Avessi un decimo della tua forza. Stavo scrivendo a Mariuccia. Gli metto dentro una foto di tutti voi, così impara a conoscervi. Fa vedere.
Stiamo bene però, eh? Siete tanti, siete forti. E anch'io mi sento forte. Da quando sto con voi mi sembra di avere le mura di cinta. Siamo in una fortezza. Sono stanchissima, però voglio andare a consolare un po' Merci. Sei troppo carina, B. Ma se mi permetti, dovessi un po' imparare a farti consolare tu. Da Riccardo, per esempio, che tipo è? Non me lo ricordo più. Buonanotte. Ciao, bastoncino. Bastoncino? Bastoncino di pesce, Linè ti deve scongelare. Nenè, è tardi, non posso prendere il caffè, devo correre all'agenzia. E dai, che è pronto? Ah. Sono le 10, stanotte non ho chiuso occhio. Come detto aveva la tosse, alle 3 gli ho dato il latte con il miele. E gli ha fatto benissimo, perché stamattina era vispo come un grillo. Merci? Merci ha accompagnato Claudietta a scuola, con Andrea. Meno male. Eh sì, perché stanotte, quando Claudietta è venuto da te, Andrea è andato da lei. Se sono sopravvissuti è già un buon segno. Comunque, Merci era nera. Eppure Maria. Non capisco perché, mica so affari suoi. Sì, ma non è solo per Merci. È che ha perso la testa per Vanvitelli. È innamorata. Beata lei. Beata lei se non fosse Vanvitelli. È un bell'uomo, però. C'è bisogno degli occhiali. Ma io ce li ho, gli occhiali. Buongiorno, nenè. Portate spesa. Fate speso per la spesa. Buongiorno, dottore Conte. Lei non preoccupa per spesa? Io ho fatto buffone. Buffone, si dice buffo. Hai detto bene. Ma facciamo grande buffone. Lo pagheremo, ma... Ma naturale, lei lavora adesso, agenzia. Sì. È crollata la borsa. Per fortuna che noi non ci abbiamo una lira, così non abbiamo perso niente. Vabbè, ciao. Io vado, va. Arrivederlei. Ah, senti, René. Sì? Ma secondo te... Una donna come Maria potrebbe aver tentato il suicidio. E perché? Per amore. Per amore? Le donne per amore sono capaci anche di uccidersi. Perché sono le donne? Allora il povero Ortis, il giovane Werther. E chi sono questi? Chi li conosci? Non stavamo parlando di Maria. E guarda che anche gli uomini soffrono le pene d'amore, sai? Non credere che siano così insensibili. Oddio, dove stanno le chiavi dell'agenzia? Le chiavi dell'agenzia? Erano le chiavi dell'agenzia. L'ha presa Maria, stavano qui, ha pensato che fossero le sue. Mi tocca correre allo Sporting, sperando che non si sia ancora suicidata, ciao. Ma che dici? E lo so io che dico. Dottore, signor Conte ha ragione. Anche uomini hanno soffrito per amore. Ma io mica dico che non è vero. Soltanto che gli uomini lo scrivono e le donne si ammazzano per davvero. Anna Karenina era delle parti tue, no? Io non ho conosciuto, signora. Problema è che uomo ha uno poco di vergogna. Probabile non dice suo amore. Donna invece sicuro dice. Ma che c'entra questo col suicidio? E poi mica sempre. A volte donna non dire. Quando dire? E quando capire che uomo essere innamorato. E quanto tempo vuole donna per capire che uomo è innamorato? Ma che è un quiz? Io non te capisco. E io neanche capisco più. E quello che io volevo dire non capisco più per cuore. Che terribile. Io ho dimenticato carne per fare polpette. Io vado subito adesso di macellano. Ma non ti preoccupare, faccio le cotolette. Ma l'ha preso il tritato. Certo che è stoso, proprio. Ciao Maurizietto. Ciao. Me lo fai un frullato? Fragola, coccobello, mandorla e cannella. Ah, Tamara, ti sei fissata con sto frullatino. Però io il cocco non ce l'ho. Ma il coccobello sei te. Questo frullato mi dà un'energia che il prossimo massaggio la cliente la frantù. Che sarà la cannella? Secondo me, Tamara, tu sei speziata di tuo. Sono piccantella, vero Maurizietto? Ammazza, come un peperoncino messicano. Un succo di pomodoro con una spruzzatina di limone, tabasco, pepetto e Worcester. Ciao Mariuccia. Maria, ma che fai qui? Ma non lavori oggi? Magari. La signora Bartolini si è infortunata una gamba e mi tocca fare il trattamento a casa. Ah, beata te, almeno prendi un po' d'aria. Sì, aria, traffico e smog.
Guarda, sono pure in ritardo. Questo qua ti fa da carburante. Un po' di tabasco e così non arrivi in ritardo. Sì, col tappeto volante. Oh, il bicchiere, il bicchiere. Te lo lascio in direzione. Ciao Lucia, me lo segni? Certo, non alla tua mamma c'è il bicchiere, glielo fai portare via, eh? Che c'è adesso, te sta antipatica? No, me stai antipatico te. Ma che, il frullatino? Ciao. Mariuccia, ma dove vai con quel bicchiere? Oddio, scusa, me lo faresti riportare tu? Ah sì, lascialo pure a me. Ah, aspetta, c'è una letterina. Me l'hanno portata stamattina. Ecco. È di Mariolina mia, bella di zia. Guarda, ci ha messo gli anemoni. Che amore. Baci, baci, Bi. Ciao. Ciao. Ma che cosa ha fatto? Oddio, sta male? Oddio. No, non si Maria si è ammazzata, ha tentato il suicidio. L'aiuto io, venga. Buono, fermo, non la tocchi, che può essere pericoloso. Non la tocchi. Oddio, Maria, cosa è successo? Ma no, no. Hai ragione te, ha tentato ad ammazzarsi. E te l'avevo detto. Ma no, non mi sono fatta niente. Ho preso un po' una botta al culo. Ma no, Maria, approfittane. Ma Susi, pure lei, non la vede, è tutta colorata. È il momento giusto. È vero, sì, fai come se ti fossi buttata. Io sono sceso soltanto per aiutarla. Ma che dice? Prima la voleva ammazzare, poi la voleva aiutare. Andiamo. E che mi voleva ammazzare? Mi sono buttata. E lui ha frenato. E che io sono così sfigata che non sono manco capace di suicidarmi. Ma questa è matta, ma l'ha sentita? È matta, vabbè, è un po' matta, andiamo, è un po' matta. Lei è testimone, vero? È testimone? Sono testimone, basta, è matta. Lo so Massimo, pure Massimo, dobbiamo chiamare un medico. Maria ha bisogno di un medico. No, ha bisogno di me. Andiamo, dai, dammi sta cosa, va. Arrivederci. Arrivederci. Dai, entriamo, dai, che facciamo una figura da perracottare. Io mi sento in colpa, sul serio. Ma no, Conte, non è colpa sua. È la vita. Beh, io cercherò di aiutarla, davvero. Ah. Se lei sente che Vanvitelli le possa ridare la gioia di vivere, io l'aiuterò a conquistarlo, va bene? Ah. Ecco, lo prendo come un impegno, come un lavoro. Che le devo dire? Ma ci si può ridurre così per amore? Ma l'amore può tutto, Conte. Ti può ammazzare, ti può salvare. Ma possibile che non lo capisce? È perché sono un uomo, noi siamo diversi, perché gli uomini lavorano, capito? Ma pure le donne, eh? E si vede che siete più brave di noi e trovate il tempo sia per amare che per lavorare, per suicidarvi. Ah, a proposito, ha portato via le chiavi dell'agenzia. Oh, ma mi scusi, che deficiente, è che stavano là in cucina, le ho viste, col cornetto, ho pensato che fossero le mie. Quando vedo un cornetto non resisto. E neanche io, è più forte di me. E comunque le ha portato fortuna. Sennò magari ci finiva davvero sotto la macchina. Eh sì. Ma tieni i fiori nella borsa? No. Cioè sì, me li hanno mandati. Un ammiratore? Diciamo così. Lei è una persona così sensibile da spedirle un fiore e vuole conquistare quel... E questo mi manda i fiori. Quello fugge. E in amore vince chi fugge. È lei che dovrebbe fuggire. O forse io. Lei? Eh? Ah, allora domenica la porto alle corse. Alle corse a me? Ma io non ci azzecco con le corse. Però non ce la facevo uno che puntava sui cavalli. Ah, non io. Il suo amico Vanvitelli. Io li monto i cavalli. Vabbè, non si arrabbi. Comunque, grazie. Grazie di che? Non ho fatto ancora niente. Mi dispiace, adesso devo scappare perché devo andare ad aiutare un'altra persona. Un'altra persona? Ma lei aiuta tutti, Conte. Ha visto. Arrivederci. Eccolo, Sta uscendo. Sta uscendo, ora. Ah, buongiorno signora, come va? Bene, sa che uno grazie. Di questi giorni devo venire da lei. Ho visto una cravatta sì, che mi piace molto, vuoi. D'accordo? Arrivederci. Grazie, arrivederci.
Ma non ci posso credere. Massimo. Riccardo. Massimo Ricciardi. Ma che ci fai qui? Ma io qui ci abito. Ecco che cosa mi ricordava via Sandro Penna, te. Magari uno dei più grandi poeti del Novecento. Io vivere vorrei addormentato entro il dolce rumore della vita. Comunque la via è questa. È anche la via del mio dentista. Ma da quanto tempo sei tornato? Meno di un mese, ma non lo sapevi? No. E quindi te e Beatrice non vi sentite più? Disgraziatamente no. Ah, ma lei mi parla di te come se continuaste a frequentarti. Veramente? Sì, tant'è che io pensavo prima o poi di vederti a pranzo a casa nostra. Meno che tu non abbia una famiglia, in quel caso siete tutti invitati. No, sai, dopo la mia ex moglie e il mio rapporto con tua sorella non ho più avuto storie importanti. Senti, perché non ci andiamo a bere una cosa al bar? Volete, ma non devi andare dal dentista. Sì, ma non è una cosa urgente. Adesso l'importante è prendere un aperitivo, a quest'ora. Va bene, sì. Scusa un attimo. Prego. Sì? Ma che cacchio? No, dottore, no! Non è che sono in ritardo, proprio non posso venire. Sì, e vada a casa. Certo, sì, a casa, sì. Ma lei è troppo gentile. La richiamo io. La prossima settimana. Va bene? Grazie, grazie. Ma che lo posso vedere il dentista? Occhio non vede, dente non duole. Il mio è talmente noioso che neanche mi serve l'anestesia per cavarmi i denti. Andiamo. Mi fa piacere veramente vederti, ma proprio tanto, tanto, tanto. Ma come stai? Bene, e tu che mi racconti? Buongiorno, Massimo Ricciardi. Tomba. Piacere, Samuele Tomba. Ecco. Noi ci siamo parlati per telefono, lei è il cliente. Mi scusi un attimo, ma ho un problema col computer. Torno subito. Mi segue questo? Ecco. Oh, la segretaria in ferie, anche il computer scioperava, le capisci? Non si preoccupi, ci riduco anch'io, eh. Allora, lei mi diceva? Beh, leggevo su Depliant che voi organizzate inaugurazioni in grande stile, e allora... Sì, abbiamo organizzato molti eventi. Ah, ma dica, per chi? Segreto professionale, prego, si accomodi. Buongiorno. Buongiorno. C'è un uomo che... È l'idraulico. Siccome è scoppiato un tubo dell'acqua, si è bagnato tutti i vestiti e gli ho detto di rifocillarsi. Ma mangia per due. Scusi. Visto che pezzo d'uomo? Guarda questo. Oh! Che c'è? Oh, ma tu non ti vesti mai? È che stanotte ho fatto 400 chilometri e c'è ancora un po' di jet lag. Da dove vieni? Da Pisa. E quanti giorni sono che non mangi? Ma che... È la miciata. La miciata? Sì. Sono andato a prenderla, c'aveva un po' di malinconia. Sai com'è? Questo jet lag su giù per il letto. Signora? Giadina, saluta il conte. No, lascia stare, l'avete provata. Piacere, Innocenti Giada. Piacere, Ricciardi Massimo. Con permesso. Prego. Oh, l'ha vista? Ma non è uno schianto? Infatti l'ha schiantato. Ti riesci a alzare. Vabbè, io vado a lavorare. Il lenzuolo? Conte, a proposito di lavoro. Io sono sempre a disposizione, eh. È rimasto soddisfatto, no, per il matrimonio, vero? E anche l'autorimessa. Ho pagato 200 euro per la fiancata. 200 euro per la fiancata? Uno sgraffietto, ammazzali se sono cari. Porca miseria. Comunque se ci scappasse l'anticipino. Anticipino? Vanni, sono 6 giorni che lavori qua, che t'anticipo? Lo so, ma io sono 6 mesi che non percepisco stipendio. Non percepisci, ma io se mi sembra che lo riconoscevo, scusa. Ma lo sa che per un giovane la vita è difficile. Io ho provato di tutto, il montafore, il vigilante, se il casellante è un passaggio a livello. Avessi saputo far ladro, uno dice, toh, risolve. Ma io sono una persona onesta, io a fregare la gente ci vado. E vuoi fregare proprio a me? Giada, c'è una bolletta di 160 euro di telefonate al sottoscritto. Ah, non le rispondi mai. Ma se mi ha lasciato mezz'ora di pianto in segreteria, ce l'ho ancora registrata, la forza di... Senta, no, grazie, non ci tengo proprio. Manino, sarà meglio tu mi riporti a Pisa. No, rimanga qui, ci costa meno, con permesso. Carino il tuo principale. Ma ce lo dà all'anticipo? E tu me lo dai?
Cosa? Cosa vuoi? Che si deve a dormire. Ma cosa dici? Ma cosa dici? Vede, io avevo un negozio in via del Corso. Guanti, fazzoletti, cappelli. Si chiamava Il Perfetto Gentiluomo. Ma l'attività era un disastro. Di questi tempi, gentiluomini. E allora ho deciso di trasformarlo in un negozio di intimo femminile. E beh, oggi, sa, le donne spendono molto di più per ciò che non si mostra, o meglio, solo in certe fortunate occasioni. Oh, già, ma che cos'è questo rumore che... È l'idraulico. Sa che ne avrei bisogno anch'io. No, 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 tutto tranne l'idraulico. Per tornare a noi, vede, dobbiamo pensare ad una inaugurazione in grande stile. Cocktail con sfilata d'intimo, insomma, dobbiamo riaprire i battenti in pompa magna. Ma guardi che è già aperto da 2 anni. Ah, e chi lo gestisce, chi vende? Io, le pare che posso permettermi una commessa? Magari una moglie. Mi ha lasciato. Diceva che sono un uomo tetro, che non la facevo mai ridere. Guardi che io ci ho provato di tutto, eh. E quando è successo? 5 anni fa, ma è come se fosse ieri. Ah, la capisco. Ma non si lamenti! Guardi, io vivo con 4 donne, 5 gatti, e non sa che inferno parlano dei loro problemi, dei mariti, degli ex mariti. Operai! Calmatevi, basta con questi lavori! Sono giovani. Senti, io pensavo, tutte queste donne, qualche cliente me lo può procurare lei. Ci può contare, solo che avrei bisogno di un piccolo anticipino. Ma veramente prima... È per l'idraulico, così lo mandiamo via e parliamo tranquillamente. Ecco, ha sturato bene tutte le fognature, le cose. Giù che è una meraviglia. Ecco, bene. Mi dica... Quanto l'accolto? 160 euro. Ho parlato con Riccardo, l'ex di Beatrice. Vedrai che un giorno o l'altro si presenta allo Sporting. E che Beatrice si merita ad essere felice, è una donna stupenda. Certo, si dovrebbe lasciare andare un pochetto perché sta un po' sulle sue, no? Ma si dice che una vera signora di solito pensa sempre a ciò che dice, ma non sempre dice ciò che pensa. Io non sono una signora. Poi quando si tratta dei sentimenti, anzi, sono pure un po' trucidona. Fuoco e fiamme. Se vorrà conquistare il suo Vanvitelli, dovrà selezionare le cose da dire. Ma che per conquistare Lorenzo devo dire le bugie? No, è che non tutti accettano la verità. Adesso quando incontro Lorenzo, provi a dirgli: caro architetto, lei non vale niente. È uno snob che frequenta donne segaligne e snob come lei, vedrà. Ma perché devo di tutte queste cattiverie? Perché è la verità. Ma quanto è stato antipatico a lei questo? Senta, com'era quella parola che ha detto prima? Segalisse, galesse, gale... Segaligne, di segatura, di legno. Non belle tonde come lei, capito? Madonna, come sei emozionata! Oh, magari mi capita di incontrarlo qua adesso. Eh? Com'è bello sto posto, non ci sono mai stata. Se ancora non si vede, ma perché? 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 Oh, cavallino, cavallino storno. Questa cosa mi ricorda la scuola. Era Carducci. No, Pascoli. Poi era una cavallina, o cavallina, cavallina storna. Ma storna perché torna? No, storna perché il mantello è grigio macchiettato di bianco. È brizzolato come lui. Di qua, di qua. Oddio, eccolo. Io mi siedo sempre alla stessa fila. Guarda come cammina, che falcata. È proprio un cavallo di razza. Oh, ma di profilo assomiglia a Ricky Martin. Sì, ma solo di profilo, perché di faccia sembra un po' Nicola Di Bari. Prego. Grazie. Oh, scusatemi, saluto una persona, qui è tutto un rito. Certo, certo. Conte, è arrivato il momento fatidico, me lo sento. Lei mi porta là, me lo presenta. Io gli do la manina e gli dico: encanté, encanté. Ah, chanté come scemo. Come Vanvitelli. Ciao, come stai? Bene. Oui. Il grande Vanvitelli. Che oggi ci va bene. Conte, come sta? Come sto? Prima guardi lui con chi sta. Ecco, due seghette, due segaligne.
Mi sa che c'ha ragione lei, Conte. Gli piacciono quelle a tronchetto. Guarda come sono vestite quelle, color beciolino parete. Ah, beh, se vuole conquistare Vanvitelli, dovrà vestirsi come loro, sa? E devo diventare una segaligna. Allora mi deve dare una viallata davanti, Beh, basta nascondere i tesori, vestiti ampi, solo colore, pochi gioielli. Ma allora uno che se li mette a fa'? Eh beh, perché lui li scopre piano piano, sale così con la mano e questi bellissimi capelli li legheremo in uno chignon e questi meravigliosi occhi li terremo bassi bassi come i tacchi. Ma Conte, ma lei è sicuro che se io mi riduco così faccio perdere la testa a Lorenzo? Lorenzo ha già perso la testa per lei. Oddio Conte, abbiamo vinto, abbiamo vinto! Ma come abbiamo vinto? Ma sì, stiamo per vincere! Quel broccolo di cavallo pazzo, lo davano 1 a 20, non l'abbiamo giocato. Ma parli per lei, l'ho buttato io, l'ho buttato anche per lei! Ma io l'ho buttato su Nuvola. Ah, quel Nuvola a me non mi sconfinferava, allora quando è andato a comprare le bibite, io ho buttato sul cavallo pazzo, 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 dai! Vai, vai! Vai! Vai, pazzo! Vai! Vai! Pazzo! 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 Tutto pazzo! Ma lei che pazza! Vabbè, ci tocca riprovare. Torno subito. Non avevi puntato su cavallo pazzo? No, purtroppo. 5615, 620, 625, 630. Ecco a posto. Mamma mia, che emozione! Grazie. È la prima volta. Prego. Che vinco. Madonna, guarda quanti sono! Oddio! Ma Lorenzo, ci siamo persi Lorenzo. Meglio perdere Lorenzo e aver vinto questi, no? Ma questo dipende dai gusti, perché i soldi non hanno mai fatto la felicità di nessuno. Anzi, se li tenga lei. Quelli degli altri no, ma i tuoi sì. E che lei mi fa ridere, Conte. Peccato che non l'ho incontrata prima. Prima quando? Prima di innamorarmi di Lorenzo. Io arrivo sempre in ritardo, o in anticipo. Vabbè, adesso andiamo, sennò facciamo veramente tardi. Ma tardi per che cosa? Per trasformarla nella affascinante signora che sedurrà il fortunato Vanvitelli. Come va? Carina, no? Il completo beige con il pantalone largo e anche il camicione. Ma il vestito color confetto, la gonna con tutti i pizzi. Se vuole le posso comprare un mazzo di fiori con quei colori. Ma io voglio i vestiti così, non i fiori. Ma lei è il fiore. Ma se sono un fiore, che fa? Me in scatola. Beh, guarda che qualcuno si potrebbe sentire aggredito dalla sua bellezza. Ah, che fa? Me veste color parete, così mi confondo con la tappezzeria. Ma lei non può confondersi con niente. Sono 5.000 euro, signore. Mazza che botta. Ma ha visto quanto ci è costato sto guardaroba del zicalzetta? Shhh, è un investimento. Comunque c'ho ancora un po' di soldi per un mazzo di fiori coloratissimo. E come le gambe? Hai scelto il giorno giusto per arrivare in ritardo. Abbiamo l'assemblea della 100 fiere per la nomina del consiglio. Ti è sfuggito per caso? Sfuggito? Ma
Se sono stata fino adesso in tribunale per procurare i documenti. Il dottor Gabriele è già qui da mezz'ora. Davvero ottima come presentazione, complimenti. Pensare che gli ho parlato così bene di te. Mi hai portato i rendiconti? Veramente ai rendiconti doveva pensarci lei. Io? Ma scherziamo. Se te lo chiesi sabato dalla barca, dammi un po' di rossetto. Mi ha chiesto il bilancio sabato dalla barca, poi è andata a farsi un tuffo. Il rossetto non ce l'ho. Male, male, sempre smunta. Senti, non voglio discutere. Stampali subito e portali in sala riunioni. Un po' di cipria. Non uso la cipria, dottoressa. Infatti sei lucida. Magari fossi così lucida di testa. Senti, Simona l'ha chiamata. Sì. E Giovanna? La culona. La culona. Sì, sì. Mara? La detta pazza. La detta pazza, la sai io, ma quella è importante. Sì, sì, certo. Ma che fate, Mara? Scusate, dovete avere ancora un attimo di pazienza. La dottoressa De Crescenzo aveva dimenticato di stampare i documenti. Sì, ma non c'è problema. Buongiorno, scusate, ho avuto un contrattempo. Questi sono i fascicoli. Grazie, se vuole passarmi. La mia assistente, Emanuela De Crescenzo, il nostro nuovo socio, il dottor Gabrieli. Piacere, dottor Gabrieli. È piacere mio. Ho letto il suo nome nelle cariche della società. Lei è il sindaco aggiunto, giusto? Prego. Si occupa da lei del bilancio? No, io personalmente. Sì, strano, perché il file sembra che appartenga al computer della dottoressa De Crescenzo. Sabato ho lavorato nell'ufficio di Manuela. Il mio era un forno, non funzionava l'aria condizionata. C'è un'imperfezione, un piccolo errore. Non capisco dove... No, me la perdono, perché quando sono particolarmente emozionato qualche volta ne faccio anch'io di questi errori. Mi faccia capire, lei si emoziona quando fa i bilanci? Dipende. E da cosa, se permette? Dalla persona che in quel momento mi sta accanto. Mi diverte, ma non la capisco. Meglio così, perché se capisse davvero si divertirebbe molto meno. Allora, signori, vogliamo cominciare? Poi 420 40 che stanchezza. Bene, mi sembra che sia tutto a posto, no? Sì, sì, tutto a posto. Arrivederci. Arrivederci. A presto. Arrivederci. A presto. Allora, domani. Sì, a domani. Arrivederci. Buonasera, di nuovo. Ma la dottoressa De Crescenzo dorme su in ufficio? Ha bisogno di impratichirsi, ma non preoccuparti. Non le pago gli straordinari. È a forfè. Sei veramente una donna con un grandissimo fiuto per gli affari. Sono tantissimi anni che lavoro ormai, mi sono dovuta organizzare, ma considera che... so vivermi bene anche gli spazi privati. Se una sera vuoi assaggiare il miglior tempura della città, puoi prenotare a casa mia. Tra un gambero e l'altro potremo progettare il nostro futuro professionale. Ti ringrazio, ma purtroppo non riesco a concludere affari a tavola. Ciao. Ciao. Quanto avevamo detto allora? 3.000 euro. Ah, 3.000 euro. Grazie. Ma dov'è? Ah, ecco. Newfin, buonasera, posso esserle utile? Sì, signorina, vorrei che aprisse il suo computer. Carlo, sei tu? Ciao. Ma perché non mi hai detto chi eri? Quando ho pensato di farlo era troppo tardi. Devi ammettere che ci siamo conosciuti in un modo un po' precipitoso, no? Comunque adesso è tutto chiaro. Allora, hai visto? Aspetta. Ma è bellissimo! È tuo, naturalmente. È una femmina, si chiama Desdemona.
Teodoro ha qualche impegno per sabato prossimo? No, il mio cavallo no, ma io dovrò fare qualche straordinario. No, 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 assolutamente no. Io, contrariamente alla mia socia, sono abituato a pagarli gli straordinari. E non vorrei che pesassero troppo sul bilancio. Quindi adesso chiudi tutto e vai a casa, sono quasi le 9. Sto aspettando mia madre, stasera vado a casa con lei. Chiamala, dille che ti accompagno io. Guarda, ti ringrazio, ma arrivare da me è un viaggio. Veramente, grazie, ma... Ho già impostato sul navigatore il tuo indirizzo, via di Castelfusano, giusto? E tu come fai a saperlo? Sono un mago. No, ho lavorato sotto computer, ricordi? Ti aspetto giù. Anzi, ti aspettano i cavalli della mia macchina. Non saranno belli come Desdemona e Teodoro, ma corrono di più. Fra qualche minuto sono lì sotto. Anch'io. Scendi, non vedo l'ora di vederti. Finalmente lo sento parlare, grazie. Aspetta a ringraziarmi. Vedi, la casa in Oriente, innovazione tradizionale, va bene qua, dai, dai. E molte delle pratiche del Feng Shui, come dicevo, si fondano proprio sugli 8-3 grammi base dei 64 esagrammi che costituiscono quella che forse è una delle perle di saggezza più formidabili che ci è stata tramandata. E il libro dei mutamenti, più noto come I Ching. Ad esempio, Kun, che voi potete visualizzare come tre linee sovrapposte, spezzate al centro, è l'essenza ultima dello Yin, simboleggia il femminile, la forza creatrice, ma anche il segreto della famiglia, il karma del matrimonio. Kun è il sud-ovest dal punto di vista architettonico. Chi è? Che è? Mi sono addormentato. Niente, non però, se n'è accorto nessuno, dormono tutti. Ora, questa può sembrare una contraddizione, invece è proprio qui il segreto della costruzione. Che bellezza. Dove c'è Yin, ci sarà Yang e viceversa. Ah, finalmente posso mettere qualcosa sotto i denti. Regola numero 7, tenersi almeno a mezzo metro di distanza dal buffet. Poi se il suo cavaliere sarà galante, sarà lui a riempirle il piatto. E se sto da sola? Beh, mangia a casa, come Rossello Ara, che prima di andare al gran ballo si scofanava tre panini. Ma io so 2 settimane che sto a dieta. Bere si può? Si deve. Il vero momento della seduzione. Lei deve tenere il bicchiere come una piuma. Sorrisino e un sorsino. Un sorrisino e un sorsino. Poi lentamente fa scivolare il vino lungo il collo, fino al petto. Il vino le scalda il cuore, le illumina gli occhi. Perché il vino Veritas è anche Pietas. Mazza, che sexy! Ma che ha fatto un corso? Me lo rifà? Ma no, come faccio a rifarlo? Poi un uomo butta giù tutto un fiato come un mangiatore di fuoco. Ah. Oh. Schifezza, ma che sa che... Eccolo, ecco! Ah. Una foto? Ciao, ciao. Adesso mi può presentare, dai, dai! È pieno di cinesi, adesso. Ma io sono inebriata dal vino. Il sole nel petto, la luce negli occhi, la Veritas! Sai chi? Lorenzo? Massimo! E che ci fai qua? Non mi dire che hai sentito la conferenza? Interessantissima! Ma ipnotizzato! No, non ci posso credere. Sono contento comunque. T'avrei cercato io, però. Volevo ringraziarti per l'altro giorno e scusarmi perché con mia sorella Polizzena siamo andati via così, all'improvviso, ma... Insomma, il matrimonio della figlia di Carletti è sempre un evento. È un caro amico. La signora, non me la presenti? Ma scusa una cosa, ma il trigramma Kun è formato da tre linee spezzate, giusto? Allora hai seguito. Hai davvero seguito. Sì, sono tre. Piacere. Io sono Maria. Incantato, Lorenzo Malvitelli. Sì, ma il trigramma Kun, che fai, non mi ascoltate? Sì. Massimo, ti senti bene? Ti vedo un po' su di giri. E ti credo, con tutto quello che ha avuto, quello che ha sorseggiato. Ma insomma, questo Feng Shui me lo spiega o no? Certo, con piacere. Sono contento che ti appassioni. Sì. Io spero di rincontrarla, magari... Rispondigli al cinese, scusi, il professore duro d'orecchi. Fei Sanganxie. Lei emana veramente una grande armonia. Emana? Davvero. Vi saluto. Grazie. Uè?
Fai, fai, walk, sai che gliene importa la signora che parli con i cinesi, giusto? Ma che, sei impazzito? Shhh, è una tattica, eh? Lui voleva sapere il suo nome, niente, zitti. Adesso si starà domandando, ma chi è quella bella donna con quegli occhi stupendi? Vedrà la prossima volta quando lo incontreremo che succederà, Maria? Maria, che c'è? O lei segue i miei metodi o perdiamo solo tempo. Gli uomini bisogna farli sospirare. Ma qui quella che è sospirato solo io. Mi sono assorbita una conferenza noiosissima. Che si è assorbita? Si è fatta una russata. Io? Eh no, se la sentiva Vanvitelli. Ma lei è bugiardo, molto bugiardo. Vuole scommettere che è russa? Una volta dormiamo insieme io la registro. Ma io ho il sonno silenziosissimo, che Gianni mi doveva svegliare per vedere se ero viva. Gianni, che è Gianni? Era il mio fidanzato. Perché non me ne ha mai parlato? Ma che, io devo raccontare tutta la vita mia? Sì. Ma guarda che impiccione. Oddio, e chi è quello? Al ladro. Gianni da Monaco. Al ladro. Ma come lo sa? Fanni. Ma che ti sei messa a rubare per davvero? È proprio la macchina mia. Ma quale rubare, Conte? Faccio il guarda macchine. È vero, il cappello. Che pomeriggio lavoro da lei. E devo arrotondare. Sa quanto mi costano le telefonate di Giada? A proposito, grazie per i soldi della bolletta, Complimenti, bel gioiellino questo duetto. Stavo spostando. Ma lei c'entra qua dentro? Certo. Mi raccomando, quando se ne vuol disfare, mi faccia un fischio, Ma lei chi è la sua fidanzata? Ma quale fidanzata? Vanni, son Maria, ma che sei ciecato? Maria? Ma cosa hai fatto? Mi sembri una contessa. Beh, chi va col conte? Impara a conteggiare, una stronzata. Le chiavi sono nel quadro, vero? Allora, buonanotte. Buonanotte. Mi sa che sei dimenticato una cosina. Certo, c'ha ragione, la mancetta. Ho dato l'altro ieri 150 euro. Lo so, ma devo riaccompagnare già da Pisa. Comunque, se non c'ha soldi, mi vuoi prestare la macchina, Così si risparmia anche il treno. Vabbè, ti presto la macchina. Conte, mi raccomando il pieno, che domani c'è lo sciopero dei benzinai. Nient'altro, Vanni? Stai diventando l'amico più caro che ho. Anche lei per me, Conte. Massimo. Anna. Accendi la luce. No, per carità, meglio che siamo al buio, c'è una faccia. Io non ci vedo. Non la fa un panino, non ho mangiato niente stasera. Tieni aperto il frigorifero. Che vera, io una settimana che non mangio, bevo solo acqua. Allora, io te lo faccio pure a te. No, io non voglio un panino. Io voglio Andrea. Vabbè, anche lui volete. È vero. Ma io non voglio Andrea così com'è. Io lo voglio diverso, lo voglio cambiare. Massimo, tu ti devi dare una lezione. Io sono Mago Merlino. Per i 40 anni, che ti devi cambiare? Io ho chiesto la separazione soltanto per rimanere con lui, capisci? Francamente no, sarà che è tardi. L'ho fatto per spaventarlo. Tu devi andare lì e cacciare quella disgraziata, perché lavora ancora nel suo ufficio. Altrimenti lo faccio io. Ma se lo faccio io l'ammazzo. E poi l'ammazzo pure. Ma che dici? Poi sei sicura che lavora da lui? Sì, lo ricatta. Dice che vuol fargli l'avvertenza perché lui non gli ha mai pagato i contributi. Gli ha dato tutto il resto. Lo sai che Andrea è buono, no? Mi fa pena. Dice che deve trovare un altro lavoro, che c'ha la mamma malata. Ma se poi mi ammalo io, a mio figlio chi ci pensa? È buono, eh? Te lo sei mangiato te. Vabbè, è un segno buono, no? Vuol dire che mi sto riprendendo. No. Senti, Massimo, io voglio Andrea tutto mio. Tutto per me. Senza quella schifosa, senza avvertenza. E senza il rischio che ci chieda magari 50.000 euro. Ci chiede a chi? Perché usi sto plurale? Perché tanto la cassa è una sola, lo sai, no? Io lo so, sì. Mannaggia i guai. Perché non ci metti un po' di formaggio? A me non mi piace il formaggio, mi piace prosciutto e una fetta di insalata, se ci riesco. Comunque io volevo chiederti un'altra cosa. Ancora? Ma non è un aiuto questa volta. Anzi, sono io che voglio dare un aiuto a te. Fammi lavorare nella tua agenzia. Ecco, ma con tutto quello che hai da fare. Io? Capirai, disperarmi, fare telefonate di minaccia all'amante di mio marito. Fammi lavorare. Non ti fidi di me? Insomma. Ma io ho bisogno adesso, ma io mi voglio impegnare. Ho voglia di lavorare, Massimo, aiutami. Non c'è un po' di pollo? Pure.
Va bene, signora De Fabris. Sì. Sì, venerdì 22 alle 17:30. Perfetto, sì. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Sono Massimo Ricciardi, ho un appuntamento. Scusi un attimo, eh. Signorina, capito chi sono? Scusi, sì, ma pensavo ci fosse anche sua sorella. No, per sua fortuna sono solo. Sa, la signora ultimamente mi fa delle telefonate così aggressive. La cosa più gentile che mi ha detto è... Lo so, e mio cognato? Ah, no, non ti preoccupare, Nicoletta, conosco la strada. Massimo. Io vado. Ma che fai? Le dai del tu? Non sono mica il suo amante, io. Vedi qua? Sì, arrivo. Così era finita con Nicoletta, eh? È finita con Nicoletta, ma mica la posso licenziare in tronco, no? È giusto, ti fa l'avvertenza. L'avvertenza. A parte l'avvertenza, c'è che lei ha conoscenza di un po' di segreti che... Insomma, io evado. Io evado l'IVA. Grazie a Dio, alcuni pazienti non richiedono fattura. Non a tutti piace dichiarare sul 7,40 le proprie turbe psichiche. Senti, Massimo, perché non mi dai una mano? La assumi tu nell'agenzia, eh? Ho già assunto tua moglie. Merci si è messa a lavorare? Sì, dice che sul lavoro si fanno incontri. Oh, santi Dio, ma perché dovete infierire? Vabbè, dell'appartamento ne hai parlato. Sì, con Nicoletta ne abbiamo parlato. Mi ha detto che se le trovo una sistemazione adeguata, lei mi lascia anche quello. Però il mio problema vero è un altro, sai. Casa è vuota. Io mi sento solo. Mi manca Merci. Insomma, sono 10 anni, sono. Ti vuoi sdraiare sul lettino? Sì, sì, così mi metto lì e ti parlo senza guardarti. I fatti sono cominciati 3 anni fa. Merci era sempre stanca, aveva sonno, dormiva in continuazione, era letargica. Ah, letargica. Sì, è una cosa che capita. Lei, essendo l'ultima delle sorelle, ha certamente sviluppato una psiche passivo-violenta. Gli deve dare un corso troppo sul lato sinistro della torre. Come? Gli dia un calcio sul lato sinistro della torre. È vero, ha funzionato. Grazie. Lei non si ricorda di me, vero? Ci siamo conosciuti all'inaugurazione, sono la sorella di Massimo. Ah, quella separata o in via di... In via di... Sono arrivato. Sono qui per aiutare mio fratello. Ciao. 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 Oh, signor Tomba, come mai è qui? Il negozio ancora non va. L'inaugurazione è stata fantastica, nulla da dire, mi creda, eh? Qualcuna delle amiche del suo ceccarello ogni tanto è tornata. Però non riesco ad ingranare, non capisco perché. È come se le clienti non si trovassero a proprio agio. Vede, parlare di biancheria intima con un uomo ci farebbe una presenza femminile. Vedi, io immagino una donna, occhi chiari, capelli ricci, rosso Tiziano, luminosa. Riesci a immaginarla? Continua a descrivere. Le interessa l'argomento Tomba? Vorrei prenotare una serie di sedute guazzo. È Richard Gere, ufficiale gentiluomo, American Gigolo, Pretty Woman. È lui! È lei, vero? Richard Gere? Veramente io sono Riccardo Presti. Diciamo che presto la mia voce a Richard Gere, ma come vedete sono molto diverso. Ma guardi che lei non mi delude per niente. C'ha 2 occhi che Richard Gere se li sogna. Beh, non esageriamo. Riccardo, ciao. Non sapevo ciao, che... Bill. Ma come non lo sapevi? Non te l'ha detto? Maria, non devi andare in cabina tu? Sì, sì, mi dispiace da morire perché vi state simpatici tutte e due. Beh, ciao Richard. Ma non mi ha neanche detto come si chiama. Mariuccia, sono una fan. È molto simpatica, eh? Sì, simpatica molto. È un'amica.
Se non ci fosse lei in questo periodo sarei... Beh, io comunque ti trovo benissimo. Beh, se tu fossi un otorino laringoiatra, mi daresti almeno una settimana per malattia. Perché non andiamo al bar a prendere qualcosa di caldo? Va bene, sì, va bene, però non qui, eh. Grazie, signora. Ma come? Con questo caldo bevi latte e miele anche tu? Alla voce fa sempre bene latte e miele. Sai che di notte per addormentarmi ascolto ancora i nostri audiolibri. In particolare le affinità elettive. Tu eri una splendida Ottilia. E tu il mio straordinario amante. Magari lo fossi stato davvero. Ti prego, Riccardo, non ricominciare. No, no. Senti, dimmi una cosa. Sei venuto per caso o è Massimo che ti ha chiamato? No, voglio la verità. Massimo ti ha chiamato perché avevo bisogno di vedere qualcuno, vero? No, perché se è così io non lo sopporterei, me ne andrei. Bea, erano 5 anni che volevo vederti, ma avevo paura. Sei stata talmente fredda l'ultima volta e mi hai cacciato via. Allora, non ero preparata per un'altra storia. In 5 anni le cose sono cambiate. Sì, le cose sono cambiate. Nel senso che adesso sarei pronta. Solo che adesso sto benissimo così, capisci? Sono felice. Ho le mie figlie, la mia casa, il mio lavoro. Massimo che è tornato e mi ha riempito la vita. Oh, è che alla nostra età non... Beh, tu sei più giovane di me. Ma sì, certo. Ma solo che forse a un certo punto della vita non abbiamo più bisogno dell'amore, può essere. Ma me lo dici tu dove troverai il tempo per vederti io? No, io sto benissimo così, ti assicuro. Beh... Tu non mi devi cercare, non mi devi chiedere niente, ti prego. Io non voglio neanche il tuo numero. Calmati, bevi un altro po' di latte e miele, eh? No, sto bene adesso, forse aveva ragione Maria. I meridiani, la bile... Cosa? No, è che mi sono sfogata. Scusami, Riccardo, scusami, credimi, io adesso devo andare. Non mi accompagnare, anzi, fammi un favore. Non venire alla mia palestra a fare Watsu. Ce n'è di bellissime, la Beauty Time, per esempio. Ciao, Riccardo. Quanto mi dispiace. Io adesso vado lì e glielo dico. Gli dico che se vuole può venire a fare Watson nella mia palestra. Che problema c'è? Mica ci fidanziamo. Lui viene, fa le sue terapie e poi se ne va. Ma sì, adesso ci vado. Ma, scusi, qui c'era un signore con gli occhi verdi, brizzolato. Ma, non so, è andato via. Come è andato via? Forse è dentro al bar. No, no, guardi che è proprio andato via. Ma lei ha capito di chi sto parlando? Quel signore che era con me. No, signora, vuole che le porti una camomilla. Ma quale camomilla? Ma non lo vede che sono piena di energia? Sto signora, benissimo. Scusi, aspetti un attimo. C'è... mi sa che il signore ha dimenticato questo. Cos'è? È il nostro libro. Gliel'avevo regalato io. Ah, come l'ha tenuto bene. Signora, allora le porto qualcosa. No, no, grazie. Senta. Le dispiace se rimango ancora un po' qui? Può rimanere tutto il giorno, se vuole. Grazie. Buongiorno. I signori desiderano ordinare? Dormi, tesoro della mamma, dormi. Eccoti finalmente, ti cercavo. Vai piano che la Ninni dorme. Chiama la Ninni, quella fra un po' è più alta di noi. Non dovresti farla dormire con te. Guarda che sono io che dormo con lei. Questa è la sua stanza. Ah, è vero, t'ho cercato nella tua. Ma che c'è avuto, un incubo? No, ce l'avevo io l'incubo. E mi sono infilata nel suo letto mentre dormiva. Ma non mai detto com'è andata con Richard. Con chi? Con Richard Gere, com'è andata? Ah, sì, bene, bene, benissimo. Benissimo, vi siete baciati? Altro che. E per questo che non sei tornata allo Sporting. Io ti immaginavo tra le sue braccia, in un albergo bellissimo, tra lenzuola di sete mentre guardavate Ufficiale Gentiluomo, Pretty Woman. E che la voce, la colonna sonora della vita, è importante. Sì, però non ci si può innamorare di una voce. Ma tu ti ci sei rimessa, sì o no? No, niente lenzuola, niente baci, niente di niente. Che avete fatto fino a sera? Ho letto le affinità elettive. Ma certo che voi acculturati. Ma come? Tu stai con un uomo con gli occhi verdi che t'ha voluto bene 5 anni prima e vi mettete a leggere. Ma è un libro meraviglioso. Gliel'avevo regalato io. Le affinità elettive di Goethe. Beh, aiutami, così imparo 2 parole in una botta. Quando una persona ti piace perché ti è affine,
per elezione, capisci? No. Voglio dire, quando le caratteristiche dell'uno e dell'altro rendono inevitabile l'amore. Ma allora è contento di me e Vanvitelli, che non c'avevamo nulla in comune. Vabbè, però l'amore nasce per mille ragioni. Quando nasce è meraviglioso. Abby, ma la smetti di trattarla come una neonata? C'ha 16 anni. Fanne nato del bambino se ce n'hai bisogno. Ma guarda che sta dormendo, mica ci sente. Ci sente, ci sente. Andiamo di là, Pia, che dobbiamo portare allo psicologo, oppure ci dobbiamo portare a te. Fa vedere una cosa. Che fai? Ti sblocco il meridiano del cuore. Dammi questo. Io ti insegno a sbloccare i meridiani e tu mi insegni a leggere Goethe. Goethe? Tienilo, ma non perdermelo, eh. Ma tu lo chiami domani Richard Gere? No. In amore vince chi fugge. Ma tu fuggi da 5 anni. Se non lo chiami te, lo chiamo io, magari solo per sentire la voce. Vabbè, sai che ti dico. Forse hai ragione tu. Senti che facciamo. Domani lo chiamo sul telefono. E ci parlo solo se c'è la segreteria. Ma sei un genio, ma che sprechi una scheda solo per sentire la voce registrata? Ma almeno così non mi comprometto. Ma vedi qual è la tua paura? Solo questa. Innamorarsi non vuol dire compromettersi. Ma Mariuccia, non abbiamo più 20 anni. Non c'è bisogno che me lo ricordi. Finalmente possiamo permetterci di amare. Fino adesso abbiamo fatto tutto il resto, faticato come pazzo, tirato sui figli. Tu ti sei pure cuccato un marito mascalzone. Adesso puoi permetterti di amare. Ma perché sbaglio tutto? Ma perché la vita è difficile. Guarda io che casino. Mi sono impuntata con Lorenzo, un amore impossibile da ragazzina. Però mi fa vivere. Almeno a te questo te vuole. Non sarà per questo che non lo vuoi tu, perché ti vuole troppo. Ma che, oltre al libro dei meridiani, tu hai letto un manuale di istruzioni d'uso per la vita, eh? No, però forse dovrei. No, forse lo dovresti scrivere. Ciao, buonanotte. Buonanotte. Per adesso però leggo. Ma che ci andiamo a fare? È un sopralluogo, devo incontrare una signora. Mica vorrà rimorchiare in un negozio di biancheria intima. Figuriamoci, no? È che conosco la commessa. Ah, già la conosce? Sì, ma la conosce meglio mio cognato. Non sarà mica l'amante di suo cognato? Mm. E lei le ha pure trovato un lavoro. E beh, era l'unico modo per liberarsene. Ma allora che ci andiamo a fare? E devo chiudere un conto. Dunque, il negozio dovrebbe essere in fondo a questa strada a sinistra. È un negozio di intimo. Che dici? Vedi, questa è perfetta per te, eh? Che le dicevo? La presenza di una bella donna scatena sulle altre donne un desiderio di competizione. Perciò comprano mutande costosissime per essere più belle di lei, capisce? Sa che la signorina Nicoletta scatena anche a me un certo desiderio? E infatti è cambiato colorito, eh? Conte, lei mi ha salvato la vita. Sapesse lei. Mi scusi. Signorina. Ma non ci davamo del tuo Massimo? Sì, ma per quello che devo dirle preferisco il lei. Viale Ionio 23, le dice niente? Che si deve fare i fatti suoi. Ha ragione, ma siccome quello è mio nipote ed è piccolo, io sono suo zio, mi occupo di lui, capisce? E non ha un padre suo nipote? Sì, mio padre ha delegato a me, io ho delegato un avvocato e lei riceverà una lettera. Senta, io non... Lei piace molto al suo principale. E visto che lei ha la sindrome della donna del capo, ci si potrebbe fidanzare. Ma cosa dice? Me l'ha detto mio cognato, lo psichiatra. E visto che a lei piacciono i principali, si butti su di lui, eh? E ci restituisca il mal tolto, no? Scusi, eh? Maria? Ecco a lei. Maria? Grazie, arrivederci. Conte, me lo dà un consiglio d'amica? Certo. Secondo lei, un capetto così a Lorenzo gli può piacere? A Lorenzo non lo so, a me piace moltissimo. Tomba, mi scusi, ci farebbe un regalino, questo reggipetto con i fiori? Per lei, Conte, questo è altro. Si copre, è meglio. Senta, le voglio dire una cosa. Lo sa, Tomba, che lei ha fatto colpo? Indovini su chi? Su chi? Su Nicoletta. Ma che è combinato? Allora che dici, caro? Ho quasi finito. Ho preso tutte le mie cose. Bene. E sei contento di tornare a casa? Sì, a casa ho tantissimi altri minerali. E i video dei dinosauri. Ma allora è solo perché ti mancano i tuoi giochi che vai via. E poi? E poi? E poi c'è papà. Tanto vi posso venire a trovare quando mi pare, a te, a Tiabia, alle cugine, vero? Quando mi pare. Ma sempre, tutti i giorni devi venire.
E se no io con chi mi alleno a pallone? Dai, su, andiamo a vedere che ti ha preparato Nene. Vieni. Che buone le polpette di Nene, sono insuperabili. Vabbè, per un giorno addio dieta. Tanto sono dimagrita di mezzo chilo. È arrivato un messaggino, è Ruggio. Dice che stasera andiamo al cinema all'aperto. Ruggio, ma non ti piaceva Luca? Ruggio è più carino. E là, siete pronti? Ma che fate? Queste sono le polpette di Claudietto. Buone però, eh? Guarda dentro al forno che ce ne mette sempre un altro piatto. Siete così sciupatine che meglio ne hai mangiato un altro paio, va? Allora, si nota che sono dimagrita di mezzo chilo? Certo, pure troppo. Vabbè, senti, noi scappiamo, andiamo al cinema. Vabbè, non fate tardi, eh? Ok. Poi che la sente tua madre. Ciao, arrivederci. La sento io, arrivederci. Allora, queste col mazzetto di prezzemolo sono quelle col sugo. E invece queste bianche sono quelle senza aglio. Perché a papà piacciono così. Perché a papà piacciono così. Senti, almeno tu me la dici una cosa. Certo, sono qui per questo. Secondo te mamma è molto arrabbiata con papà? Ma che arrabbiata, eh? Ha avuto qualche problemino così, ma adesso è tutto a posto. Ma scusa, tu con i tuoi amichetti non ce li dichi mai? Sì, ma poi facciamo la pace. Anche per i grandi è uguale, capito? Oh, invece questa qua, è la torta per la mamma, quella alle mele. Ce la vogliamo mangiare un pezzettino adesso? Sì. Ma via il coltello, va. Tanto quella è sempre a dieta. Ma che gli dico? Io non so come parlargli, capito? Ha detto che ha lasciato Nicoletta, che l'ha licenziata. A questo punto io dovrei... Ma non ce la faccio. Vabbè, ma vedrai che piano piano, con pazienza, tutto si aggiusta. E se mi chiede di fare l'amore? Ma come se? È ovvio che te lo chiederà. Appunto, ecco, io non sono pronta. Ma è l'unica maniera di fare veramente la pace. Beh, veramente io ho pensato che i primi 6 mesi dorme sul divano. Sì, così va a finire che si rimette con Nicoletta. Senti, Mercedes, per favore, riprendi di tuo marito e torna a fare la moglie. Prova questo. 6 mesi ti sembrano troppi? Sì. Facciamo 6 settimane. 6 giorni. 6 minuti, 6 secondi, non lo so, appena lo vedo gli salta addosso, dimmi tu. No, lascia fare a lui. L'unico momento nel quale gli uomini sono adorabili è quando hanno qualcosa da farsi perdonare. Ah, allora vedrai che stasera Andrea sarà carinissimo, eh? Molto. Avanti! Scusate, ma credo di aver dimenticato. Ecco, la gelida. Beatrice, non vedo l'ora di finire questa tortura per venire a parlare un po' con te. Ma non vorrei disturbare, magari ci vediamo dopo. Ci conto, eh. Ah, Lorenzo mi ha raccontato che l'altra sera ha incontrato Massimo a una conferenza. Da quando è tornato dagli Stati Uniti, Massimo è sempre in giro. Come sarebbe bello uscire qualche volta insieme, eh? Come ai vecchi tempi. Anche con Lollo, si intende. Tu hai sempre avuto un debole per mio fratello. Aia, ma che sei matta? Ma guarda che ti sbagli. Io non ho mai avuto nessun debole per tuo fratello. Sì, hai ragione. Sono io che ho sempre avuto un debole per Massimo. È così affascinante, bello, charmant, colto. Scusate. Pronto? Lorenzo? Aia, ma che c'hai oggi, Mariuccia? No, niente, dicevi? Stasera al giapponese? No, ancora. Ma io non ne posso più. E poi è carissimo. Ho capito che pagano i giapponesi, ma non sembra di buon gusto portare i giapponesi al ristorante giapponese, no? È come quando noi andiamo in America e ci portano al ristorante italiano. Ho una bella pizza margherita, no? Sì, va bene, ci vengo. Con chi? Sandra e Marta le spilungone. No, guarda, al Sakamoto ci vai tu, eh. Io vado da Mario, che i nostri amici stanno tutti lì. Ciao. Mariuccia, che energia! Così, guardi sempre dritto, non guardi mai per terra, eh? Con eleganza, su, andiamo. Stiamo a passo giù con sto libro in testa, dobbiamo andare al Sakamoto, ma lei mi fa perdere un sacco di tempo, ecco. Lo apra. Perché lo metti in testa aperto? Ma no, deve leggere. Ah, Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac. Prenda pagina 160, c'è una bellissima dichiarazione d'amore arrossata. Se la parola è dolce, che sarà mai la cosa? Il bacio. Massimo, io ho i minuti contati, mi devo truccare, mi devo vestire. Stiamo a perdere tempo con sto cinzano. Ma che cinzano? Cyrano. Vabbè, ma mica dobbiamo leggerlo tutto, almeno qualcosa. Allora.
mi guardi così che mi fa perdere il filo? Ma no, sto a fare lo sguardo impegnato, me l'ha insegnato lei. Ma non lo deve fare a me, è lui che si deve innamorare, capito? Allora, Rossana ama... No, Rossana... come si chiama questo? E che ne so io? Sirano. Ah. Sirano ama Rossana. Che ama Cristiano. Ho capito, Rossana come le caramelle. Ecco, brava, cinzana e caramelle, così ci ricordiamo. Ecco, adesso mi vado a fare chiappe sta cena, eh? Non mica la tavola. Ah, me vado a far bella. Anche per fargli far bella figura a lei, no? Ma dovevamo fare edizione. Domani. E l'inglese quando lo facciamo? Pure. E sai che vado dopo però? No! Senta, allora per stasera, tutto un vestitino, eh? Su Guglia però, cosa desideri, eh? Cerca lei, che fai? Mangi. Oh, oggi sono proprio giù. Già ti ha chiamato, ho il bioritmo sbagliato. Guardi che essere giovane è proprio una bella fregatura. Che tutti ti dicono, ma come, sei giovane e sei triste? Io non te lo dico. Perché a lei non ne frega niente di me. Ma che dici? Ma sì, aiuta tutti. Le sorelle, i cognati, Cinzano, Tomba. E a me? Che c'è, un po' di crisi d'abbandono? Mi sa di sì. Mi sa che è già da Camanaro. E meno male, così risparmiamo sul telefono. Ma come? Dai, scherzo! Ma dove va? Senza sto giugiolone. Oh, senti, guarda, mi devi dare una mano. Vieni con me, perché mi è venuta un'idea. Vieni. Pronto? Ristorante Sakamoto? Sakamoto. Sakamoto? Buonasera, sono il segretario di Gualtiero Savinelli. Sì, il gourmet. Gourmet. Gourmet, sì, della guida Langoustin Rouge. Langoustin Rouge. Langoustin Rouge, Langoustin Rouge, sì. Mi chiamo Vanni Ceccarello e volevo avvertirvi che il mio capo verrà in incognito da voi questa sera. Si presenterà come Conte Ricciardi, ve lo dico poiché conosco benissimo il vostro ristorante e soprattutto io adoro il Susk. Sushi. Sushi. E non voglio assolutamente che perdiate le vostre quattro forchette. Ma che c'hanno quattro forchette sole al ristorante? Leggi quello che c'è scritto! Pronto? Sì, il mio nome è Ceccarello Vanni da Pisa. Mi ridare. Scriva, l'ha scritto? Grazie, volentieri. Senta, volevo dirvi che oltre al Susk, gradirei volentieri, che ne so, una bella matricianella. Sì, la coda vaccinara, la trippa e la pagliata. Volentieri, arrivederci. Grazie, buonasera. Fatto. Altro che esperto di cucina, che sta la lettera del profugo dalla Bosnia. E l'ha scritta lei queste cavolate? Comunque ci è cascato con tutte le scarpe. Speriamo. Allora, domani sera, quando vai là e ti chiedono il Conte Ricciardi, tu gli fai l'occhiolino, capito? E se ci passo stasera? No, domani, stasera ci vado io, testone! Oh, e così rimedi un pranzo gratis pure tu. Certo, sono profugo io. Allora, come sto? Bene, sta bene. Però le avevo detto qualcosa di semplice. Che ci azzecca sto parruccone rosso? E se poi quello mi riconosceva? Che figura ci faceva lei a uscire con un estetista? Che figura ci fa lui a non accorgersi di quanto è bella? Buonasera. Buonasera, signori. Oh. Ciao. Grazie. Prego, signorina, vi porto subito menù. Ha visto cocchiata? Sembrava una triglia. Quello che più mi piace è la... Il sushi al salmone per due, grazie. Del cibo. Il cibo non come qualcosa semplicemente... Non andiamo a salutare? Mettiamo un attimo. Ma se non gli parliamo, che siamo venuti a fare? Visto il suo abbigliamento un po' così, dovremmo improvvisare. Grazie. Sì.
Già, forse è proprio qui a tavola che si incontra l'Oriente. Otto, guarda che carini, ci fanno vedere il pesce prima di cucinarlo. No, guardi, a me mi fa un po' pena. No, questo è il piatto. Grazie. Questo è il piatto? E non lo cucinano? Si mangia così. Poi piace a Bambitelli. Se piace a Bambitelli, devi piacere anche a lei. Propongo un brindisi. Arigato. Oddio, ha dato la trucchiata. Nonchalance, nonchalance. E che è? Niente, mangi. Mangi. E con questo io ci posso dirigere l'orchestra. Poi vede, deve prendere pollice e indice e fa come una pinzetta. Ah, beh, come una pinzetta. Adesso le metto anche un po' di soia. Brava, così. Ecco, vede? Brava. Ma io ho la manualità, faccio l'estetista, io con le mani ce lavoro. Una cosa però almeno in comune. Con Leo Max della casa, lei è la signora sette nostri ospiti. Ah, ma che grazie, ma lei è molto gentile. Se insiste, grazie, grazie. Caro Luigi, sono simpatici, no? Grazie. Ma sai, capita, sentono un titolo e pensano chissà che. Invece non sanno che i nobili, a parte poche eccezioni, sono degli emeriti cretini. Ma tutti, tranne Lorenzo, no? Beh, io avevo incluso anche lui, eh. Andiamo? Sì. Dell'apertura verso... Senta, almeno, che faccio? Almeno. Saluto? Assolutamente no. Guardi ovunque, tranne dove sociale, lui. È l'unico modo per conquistarlo. Ma io sta teoria non la capisco. Andiamo. Guarda, dritta. Scusate. Dritta. Sì. Ciao. Ciao. Dritta. Andiamo a casa. Dicevamo? Buonasera. Signora, grazie, buonasera. Buonasera. Ma mo come faccio a togliermi questo saporaccio di pesce crudo che c'ho in bocca? È terribile. Doveva bere il sakè. Ma che? Quella brodaglia calda. Grappa di riso, ma non è male. A me il riso mi piace solo con le zucchine. Oddio, guardi, il cocomeraro. Ma io quando vedo il cocomero mi sento male. Mia madre quando era incinta di me si scofanava di cocomero. Se la famo una fetta, ci rinfresca e ci stimola la diuresi. La diuresi? Ecco, ha visto? Per non dire pipì ho sbagliato l'accento. Ma qua in mezzo alla strada? E me che famo de male? Mangiamo una fetta di cocomero, la paghiamo, mica la rubiamo. E se poi dai, ci vede Vanvitelli? E stica? Disse la marchesa al conte. Qua c'è Segogliona. Due fette di cocomero, per cortesia. Sì. Subito, signori. Ecco a voi due belle fette. Mm. Com'è? È una poesia. È meglio di Cirano. È come una dichiarazione d'amore. Ma questa me la deve spiegare. Che dolce. Senta, ma lei come direbbe a Vanvitelli mi piace? Mi piaci. Mi piaci. Vabbè, ma più argomentato, più articolato. E non lo so, mi dia una traccia. Devo fare Cyrano? Sì. Io penso sempre a te. Voglio dire, ti dedico la mia giornata. Mi sveglio e dico, mi metto addosso questa cosa perché tu possa vederla. Leggo i giornali per discuterne con te. Ti compro la frutta al mercato per fartela mangiare. Ammazza. Ma mo me lo scrivo, questo è Cyrano. Certo. Io pensavo l'avesse inventata al momento. Ma dov'ha? Mi è sembrato di vedere Vanvitelli. Oddio, allora andiamo, presto. No, non è lui. No? Allora, io leggo i giornali per discutere con te le notizie, Lorenzo. Mi sono messa questo vestito per fartelo vedere, Lorenzo. Beh, come vado? Deve togliere Lorenzo perché Cyrano non lo nomina. No? No. Sì? Si può? Polly, ci sei? Ah, me l'avevano detto che stavi qui, ma... Lollo, ma oggi sei uno splendore. Figurati. Come mai da queste parti? Oh, mi sono concesso un paio di set con Dudu, ma senza soddisfazione. L'ho stracciato, sono troppo forte per lui. Anzi, la verità è che lui è una schiappa. Dovrò trovare qualcuno al mio livello. Com'è andata la cena con i giapponesi? Bene, benissimo. Sai chi c'era al ristorante? Chi? Massimo Ricciardi. Oh, non lo incontro per 15 anni, poi me lo ritrovo dappertutto. Ma davvero? Che peccato, se l'avessi saputo sarei venuta anch'io. Com'è simpatico Massimo. E non stava mica solo, in dolce compagnia. Lei, bella donna. Sì, gran bella donna. Bella. Gioia mia, non ti dico come s'era vestita questa qui. S'era combinata con una trapezista da circo, sembrava. Ostentata, eccessiva, inadeguata. Certo che Massimo si è ridotto maluccio, Ma chissà, forse è l'America che l'ha rovinato. Lì il Massimo è Pamela Anderson. Ognuno
Ma ci vuole ancora molto? No, se lei esce, io la mando via subito. Pochi minuti e sarò come nuova, tesoro. Vabbè, se resisti alla sedia elettrica ci vediamo fuori. Ciao. Ciao. Scusami, oggi non ne azzecco. Mariuccia, ma hai fatto baldoria anche tu ieri sera? Maria! Maria, dove vai? Che succede? Maria! Pronto? Eh sì, sono io. Senti, io devo vederti subito. Dove? Ok, va bene, ciao. Perché non me l'hai detto che sembravo Pamela? Perché non me l'hai detto? Pamela? Ma chi è Pamela? Ma Pamela Anderson, l'attrice americana, la biondona di Baywatch. Ah. E poi a me non mi sembra vestita come una trapezista da circo. Comunque io il vestito l'ho copiato proprio da lei su un giornaletto dove stava una vernicetta, una verniciata. Vernissage? Vernissage. Che è il vernissage? È una mostra. Anzi, ti ci voglio portare. C'è una mostra a Palazzo Borghese. Così ti faccio vedere a che somigli tu. Altro che Pamela. Tu sembri una donna del Botticelli. Solo un deficiente può dire che assomigli alla Anderson. Ma Lorenzo non è un deficiente. Ah, è Lorenzo che ha detto che sembri una trapezista. Ma non l'ha detto a me, l'ha detto alla sorella. È la sorella che ti frega. L'ha detto alla sorella parlando di me. Allora t'ha riconosciuto ieri al ristorante. No. L'ha detto parlando di quella signora che stava con quel poveraccio deficiente, che poi eri te. Ha detto che io sono un poveraccio deficiente. Sento che mi bagni. L'ha detto perché stavi con me. Sì. Gli sarebbe piaciuto stare seduto lì con te. Lo pensi davvero? Eh certo. Prima perché t'ha notata, altrimenti non avrebbe parlato di te oggi. E poi se mi ha insultato, direi che sei gelosito. Allora devo continuare a vestirmi come Pamela. Ma per carità, devi però imparare a distinguere chi ti fa le critiche. Se te faccio io, devi ascoltare. Se te le fa quel deficiente di Lorenzo, no. Però io te l'avevo detto di non vestirti così. Ma se mi mettevo quel camicione color parete, mi sarei confusa con la tappezzeria. Tu non ti confondi con niente. Hai capito? Forse me la sono presa un po' troppo. Perché quando vedo Lorenzo, io non ci capisco più niente. Mi confondo, sento come una turbolenza e non mi è mai capitato. Le turbolenze? Turbolenza come in aereo? E non ti è mai capitato? Eh sì, in aereo. Quindi è una sensazione di orribile, hai paura? Sì, ho paura di schiantarmi contro l'amore, capisci? No, anche perché io non ho paura di volare. No, neanch'io, però ho paura dell'amore. E tu? Che c'entro io? Sei tu che sei innamorata? Sì, ma lui si deve innamorare di me. Mi aiuti. Io ti aiuto. Però mi devi fare una promessa. Tutto quello che vuoi, tutto quello che vuoi. Aspetta prima di rispondere, eh? Non sai quello che voglio. Tu... mi devi promettere che... No, aspetta, non hai finito. Ma come no? No, guarda. Si mangia... si beve e ci si lava il viso, capito? No, rifallo. Ancora? Sì, soprattutto quando bevi. Peccato. Cosa? Che quel deficiente di Vanvitelli non passi di qui ora. Perché?
che si innamorava. La luna che...